Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia alla cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, latte, zucchero, sale, olio, uovo, aroma di brioche. Per farcire, burro morbido, zucchero di canna e cannella. E per la glassa, zucchero e yogurt. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero ed il lievito. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio, l'uovo, il sale e l'aroma di brioche. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Nel frattempo prepariamo la farcia. Nel boccale mettere lo zucchero e la cannella ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. E ripetere l'operazione per altri 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Mettere da parte. Abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, stendere formando un rettangolo. Spalmare la farcia su tutta la superficie. Arrotolare formando un cilindro. Tagliare il rotolo a metà lasciando un'estremità intatta. Ed intrecciare le due parti. Trasferire in uno stampo da plum cake ben imburrato e lasciare lievitare per un'ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la treccia, adesso la andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa.
Nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo yogurt ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Mettere da parte la glassa. La treccia è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, decorare con la glassa e servire. Treccia alla cannella. Grazie e alla prossima ricetta.